da Laura Chips, oggi è venerdì e siamo all'ultimo appuntamento di questa Paolo Chips Challenge. Questo indovinello è un po' diverso da quelli che avete visto fino adesso, infatti sarà un indovinello che vi permetterà di fare fino a 3 punti. Non conta chi risponde per primo e altra cosa, è un indovinello che va più che altro a fortuna. L'abbiamo fatto apposta per quelli che non sono molto pratici sui giochi di logica e quindi oggi avrete tutti la stessa possibilità di fare punti. Vi spiego in cosa consiste l'indovinello. Io, Marco e Max abbiamo scelto una carta a testa e voi dovrete semplicemente indovinare quali sono queste 3 carte. Vi daremo degli indizi per aiutarvi, ma non saranno sufficienti per identificare esattamente quali sono. Ecco perché va un po' a fortuna. Voi dovete scrivere nei commenti quali sono secondo voi queste 3 carte. Chi ne indovina una farà un punto, chi ne indovina 2 farà 2 punti, chi ne indovina 3, caspiterina, farà 3 punti. Vi do subito i miei indizi. La mia carta, questa, è una carta nera, è una figura e sommata alle altre 2 carte dà come risultato 20. Ciao ragazzi, bentornati nel canale di Laura Chips, io sono Marco Paolucci e questa è la carta che dovete indovinare. Vi do subito 3 indizi per facilitarvi un po'. La carta ha un seme rosso, la carta ha un valore dispari e delle 3 carte scelte questa è quella con il valore più basso. Detto questo, non posso che augurarvi buona fortuna. Vi ricordo che domani nel mio canale troverete le soluzioni di tutti gli enigmi e che domenica nel canale Lasso nella Manica, quindi nel canale di Max, scoprirete i 3 fortunati vincitori. Ancora in bocca al lupo e ancora buona fortuna. Buongiorno a tutti dalla sulamanica.com. Allora è arrivato il mio turno di darvi i 3 indizi che riveleranno quindi le carte. Attenzione, la mia carta è pari. Secondo indizio, la mia carta è nera. Terzo indizio, tutte e 3 le carte che avete visto, o meglio che non avete visto, sono di semi differenti una dall'altra. Per cui rispondete pure con calma, fate la vostra selezione e vi auguro buona fortuna. Ciao a tutti e grazie per aver partecipato.